Luisa Bocconiano diceva prima, l'uomo o la donna sono umani, va mica bene, bisogna confrontarsi con tutti, scontrarsi, governare il conflitto, probabilmente trovare delle sintesi che vadano bene, forse, certo. Adesso allora, continuiamo. E noi come mondo della scuola, lasciamo dire ancora così, di solito ci teniamo che chi parla della scuola sia anche competente e sappia di cosa parla, perché spesso la scuola rischia di essere un po' la nazionale di calcio. C'è tutti la formazione, però... Tutti allenatori. Tutti allenatori, però forse chi ci lavora qualche competenza, qualche cosina in più ce l'ha. E qui abbiamo al mio fianco, tra l'altro siamo stati colleghi per una vita, Giancarlo Cellini. Ispettore, ebbene sì, sei ancora ispettore di questo ministro, va? Ispettore, mi piace dire ispettore della Repubblica, più che ispettore del ministero, perché questa è un po' la mia linea interpretativa. Sai che io mi chiamavo la pedagogista della Repubblica, e quando mi dicevano statale, a me mi paga la Repubblica, non so voi. Bene, quindi veramente grazie, perché incontri di questo genere ce ne vorrebbero molti, proprio per ricostruire un po' le ragioni del dialogo, insomma l'arte della cortesia, del dialogo è mancata in questi mesi nella costruzione di un progetto di riforma che doveva smuovere le passioni, le idee e la voglia di esserci, che invece ha determinato, mi sembra di capire, almeno un grande freddo tra la scuola, gli insegnanti e la politica. Quindi c'è bisogno di luoghi di elaborazione, di partecipazione, di condivisione, anche perché guardando anche la nostra Felix Emilia Romagna, quel campanello d'allarme del 37% di partecipazione alle elezioni regionali davano l'idea di una sorta di desistenza civile che non era, che era, diciamo, abbastanza inaspettata. Allora, questo, diciamo, filo conduttore, sarebbe bello parlare di scuola in ogni circolo del PD, proprio come elemento di crescita della consapevolezza del ruolo dell'istruzione, della formazione e dell'educazione, perché in effetti questo progetto, certo, è stato presentato con messaggi mediatici, con grandi intuizioni, con accelerazioni, però è mancata la cosiddetta costituenza, cioè chi lo porta avanti, come si costruisce una partecipazione, chi sono gli interlocutori, chi sono quelli che poi all'interno di ogni contesto di lavoro, di ogni territorio, sono convinti di questo. Allora, la chiave interpretativa anche di questa serata, cioè cercare di capire come una scuola, che è una scuola della Repubblica, io sono per una visione repubblicana della scuola pubblica in Italia, cioè garantisse tenuta, cittadinanza, identità culturale, in una società molto aperta, come diceva l'assessore, che però si deve coniugare con quel fattore T, territorio, che è l'idea della comunità, l'idea della prossimità, l'idea dell'esserci e dell'impegnarsi in prima persona, che è l'essenza della democrazia. Noi, tra l'altro, osserviamo che l'andar bene a scuola dei nostri ragazzi è fortemente legato alla qualità della vita che c'è in un territorio, cioè ad avere una rete di buone scuole, ma anche ad avere un territorio capace di essere, tra virgolette, educativo, quel capitale sociale, educativo in senso ampio, quel capitale sociale di cui parlava l'assessore. Quindi fare comunità, mettere in relazione, intraprendere, esprimere fiducia, essere ricchi nei rapporti umani, queste sono vocazioni tipiche dell'Emilia Romagna e sono quelle che ci hanno portato ad alti livelli anche nella formazione. È un territorio a forte vocazione educativa che ha avuto grandissime tradizioni. Forse dobbiamo ripartire di lì, reinterpretare dei nuovi bisogni. La nostra società regionale sta cambiando rapidamente, sta invecchiando, c'è un forte tasso di immigrazione, aumentano le situazioni di precarietà sociale ed esistenziale, forse anche perché c'è bisogno di modelli economici produttivi molto flessibili, molto agili, molto
Cangianti, è una società dinamica, penso alla competizione produttiva, ci piace stare davanti, insomma, spesso ci siamo detti quel trattino Emilia-Romagna, io sono romagnolo, Emilia-Romagna è tipico delle regioni europee più forti, Baden-Württemberg, Renana, Vestfalia, eccetera, eccetera. Questo disse Bersani quando i romagnoli rivendicavano una sorta di autonomia regionale della Romagna, dicendo se stiamo insieme siamo forti. Però questo mito, in un qualche modo, dell'Emilia-Romagna, forse lo dobbiamo andare un po' a rileggere. Per esempio, se lo guardiamo nel campo della scuola, noi certamente abbiamo dei livelli, per esempio, di risultati scolastici, di apprendimento superiore alla media nazionale. Non possiamo dire che siamo la regione, noi il nord-est è più dinamico nei livelli di apprendimento, ma lì forse si sente anche l'influsso di fine Settecento, obbligo scolastico, Maria Teresa d'Austria, perché l'investimento sull'istruzione viene da molto lontano, come da noi in Emilia-Romagna, viene dalla fine dell'Ottocento, dall'inizio del Novecento, ecco perché abbiamo dei buoni risultati. Però devo dire che il nostro essere tra le 4-5 regioni italiane, se andiamo a vedere lungo la via Emilia, ecco, noi cominciamo ad avere dei problemi. Per esempio, abbiamo punti di eccellenza, i ragazzi dei nostri licei, i maschi dei nostri licei hanno il livello dei ragazzi di Helsinki, sono là al top internazionale, ma i ragazzi dei nostri istituti professionali hanno grosse criticità, cioè ci sono lungo la via Emilia, ci sono tutte le differenze, dalla Finlandia al Messico, manca un dato medio, cioè aumentano i casi di eccellenza, aumentano le criticità, sembra che la nostra regione non sia in grado di tenere su un livello medio di qualità, diciamo, delle condizioni sociali, culturali e nei livelli di apprendimento. Quindi bisogna ripartire, credo, di qui per riscoprire dalle nostre vocazioni autentiche, anche ridare un senso al valore della scuola, di promozione di cittadinanza, di promozione di competenze cognitive, senza dimenticare la nostra vocazione all'inclusione, alle ragioni dello stare insieme, che è ciò che ci ha fatto forti in tutti questi anni. Per cui giustamente nel documento di base di discussione si riprendono un po' questi nostri gioielli di famiglia, adesso lì molto velocemente, perché ogni gioiello di famiglia lo dovremmo riprendere un po', rivedere in controluce e dire ma di che cosa avremo bisogno di qui in avanti. Per esempio penso a tutto il gioiello di famiglia 06, cioè tutta la cultura dell'infanzia, dai prime scuole dell'infanzia comunali in Italia a fine 800, i sindaci repubblicani di Cesena, prima scuola comunale 1880. Però sviluppo, espansione, un sistema integrato dove c'è un governo, diciamo, pubblico sugli standard di qualità, verifiche, siamo molto avanti su questo a livello regionale, possiamo guardare con una certa serenità il pluralismo delle forme di gestione, se c'è un pubblico che sa dare le regole. Però ecco, di questo gioiello di famiglia va in un che significa che se tu fai un buon investimento sulla prima educazione, nido infanzia, ti ritrovi, lo dico tecnicamente, 53 punti PISA in più a 15 anni, che valgono come un intero anno scolastico in più, cioè fare una buona scuola dell'infanzia. Per cui, per esempio, io che sto esterno a Bologna, sono rimasto un po' meravigliato di questo dibattito recente sulla scuola dell'infanzia, l'apriamo il sabato, l'apriamo la domenica, di sera, eccetera, cioè un dibattito un po', una specie di otto volante, perché noi in Emilia-Romagna, a partire dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi, siamo sempre stati capaci comunque di trasformare una domanda sociale delle famiglie, eccetera, in un progetto educativo, in un progetto pedagogico, cioè mettendoci un po' nei panni anche di chi sono poi i protagonisti di questo segmento, di questa scuola. Penso ad esempio alla nostra scuola di base elementari media. Allora, anche qui abbiamo grandi tradizioni, cioè da Zanardi, sindaco riformista, inizio Novecento, il tempo pieno, la mensa, cioè oggi in Italia le mense in certe regioni d'Italia le apre in febbraio. Io penso che qui, avendo questa storia, puoi andare molto, molto avanti. I cittadini sono esigenti, vogliono dei servizi impeccabili perché si aspettano anche qualcosa in più. Purtroppo devo vedere, anche per politiche nazionali,
molto, diciamo, disattente, intrusive nella nostra scuola di base, che oggi non abbiamo un baricentro organizzativo, culturale, per esempio se parlassi di tempo scuola. Certo, noi abbiamo il mito del tempo pieno, cioè il 60% a Bologna di classi a tempo pieno, il livello nazionale 25%, però abbiamo avuto per esempio un crollo del tempo prolungato nella scuola media, non solo per una difficoltà di organici, di risorse, ma forse di una pesantezza scolastica del modello. Allora, forse anche la nostra buona scuola di base avrebbe bisogno, qui è importante la nervatura di un rapporto con la comunità, col territorio, con gli enti locali, con la città metropolitana, di essere ripensata, ad esempio, sfruttando di più il contesto istituto comprensivo. Cosa vuol dire istituto comprensivo? Scuola di base unitaria, però che ha una sua gradualità, che ha degli step, che ha per esempio forse un tempo scolastico più protettivo, unitario nei primi anni, ma che dopo via via offre agli adolescenti e ragazzi la capacità anche di organizzare e di fruire di opportunità che non sono solo quelle della scuola. Quindi un modello che sembra a volte un po' ripiegato, un po' ingessato, che ha bisogno invece di respirare pienamente anche con una città, una realtà che è ricca di opportunità ma che vanno organizzate, che vanno coordinate. Penso, ne ha già parlato molto l'assessore, penso ad esempio anche, io qui citavo il punto di allarme dei nostri quindicenni, sedicenni, cioè il campanello d'allarme è che le scuole superiori della nostra regione, la mia impressione è che siano troppo diverse, cioè che oggi si stanno caratterizzando per la composizione socioculturale di chi le abita, dei ragazzi, i risultati sono molto diversi. Se tu frequenti, c'è la ricerca poi che ha condotto anche l'amico Sedioli per conto dell'assessorato regionale, cioè tu in un liceo hai il 20% di rischio di un incidente di percorso, bocciatura, ripeti un anno, rimani indietro, cambi eccetera, ma in un tecnico è il 40%, in un professionale è il 60%. Su questo dobbiamo fortemente riflettere, cioè perché sono così poco eque le scuole superiori della nostra regione. Penso che come nel primo ciclo si possa lavorare di più sul contesto istituto comprensivo, non può essere solo un accidente così organizzativo, bisogna dargli un'anima, ci vorrebbe anche una legislazione di favore a livello nazionale, a livello regionale, così pure per quanto riguarda il segmento della secondaria dovremmo ragionare di più in termini di campus, cioè i ragazzi che frequentano gli istituti superiori dovrebbero potersi rimettere in gioco, essere aiutati a scoprire i loro talenti. Mi piacque molto una battuta che fece un rappresentante della Confindustria in un'iniziativa a Modena, disse: noi siamo contenti dei vostri istituti tecnici perché se la metà dei ragazzi di un istituto tecnico va all'università e la metà viene come quadro aziendale, vuol dire che si stanno giocando anche il loro futuro in termini di opportunità, prendono gusto, possono trovare soluzioni diverse. Mi piacerebbe che i nostri istituti superiori fossero dei luoghi dove ci si incontra, anche se ci saranno storie diverse, dove si potrà andare all'università o nel mondo del lavoro come quadro intermedio, o anche essere, diciamo, degli operatori con una manualità che però viene in un qualche modo apprezzato. Mi verrebbe la metafora del cortile dei Salesiani, dove si incontravano culture, ceti diversi, dove uno si poteva rimettere in gioco. Ce la fanno delle politiche regionali, di città metropolitane, provinciali, per esempio, a usare la geografia degli insediamenti scolastici, sia nel primo ciclo come nel secondo ciclo, per avere un sistema più equo, cioè per avere la migliore scuola possibile, questo mi sembra un bello slogan, sotto casa. Cioè noi anche i sistemi valutativi, l'autonomia deve avere questo tipo di spinta. Noi se dovessimo, adesso faccio una battuta finale sul tema buona scuola, io penso che le diagnosi che noi possiamo fare sul nostro sistema ci dice che abbiamo delle routine o delle rigidità. La nostra scuola rischia di essere una specie di balena bianca che si è arenata sulla spiaggia. Abbiamo dei passaggi indifendibili, per esempio, io lo dico da uno che sta dentro da 43 anni, per cui nel bene o nel male un po' di responsabilità per una scuola di cui sono orgoglioso, se penso alla nostra Emilia Romagna, qui faccio una riflessione un po' più di carattere generale. Per esempio, un terzo degli insegnanti cambia scuola ogni anno, non riusciamo a difendere. C'è un orario da anni 50 scacchiera
con le ore di 60 o 50 minuti. C'è un enciclopedismo dei curricoli, ci sono 9, 10, 11, 12 insegnanti, cioè coriandoli, frammenti all'interno di una classe. C'è una routine didattica in cui il 76% è lezione frontale. Se andiamo in Europa ci ridono dietro rispetto a come abbiamo modelli da anni 50 nella nostra didattica. Abbiamo un profilo docente che non è stato messo nelle condizioni di uscire da queste logiche riduttive, cioè bisognerebbe avere una politica più coraggiosa verso gli insegnanti da parte delle organizzazioni sindacali, perché adesso ci si lamenta che da 8 anni non c'è un contratto, però se andiamo a prendere i contratti degli ultimi 25 anni sono la fotocopia di se stessi. Per esempio, non si è mai detto nulla sulle condizioni di lavoro, il tempo di lavoro, lo sviluppo professionale, il riconoscimento, gli impegni, eccetera, eccetera. Quindi credo che l'intuizione di scommettere su una innovazione legislativa che possa da un lato cercare di cambiare le regole del gioco, per esempio il tema dell'autonomia, ci sono intuizioni importanti, un progetto strategico della scuola dell'autonomia, forme di governance, spero da riequilibrare perché sono squilibrate, come diceva Bianchi, l'idea di un organico funzionale che inseguiamo da tanto tempo, che va benissimo, però anch'io qui metto in evidenza che non può esserci solo la singola scuola che va a cercare il massimo, il meglio delle risorse per se stesse, per se stesso, arriveremo a rischio di un'autonomia, che diventa autarchia competitiva, la mia scuola, avremo bisogno le nostre scuole di una città, di un quartiere, e quindi per esempio bisognava rinforzare, avere un organico funzionale anche di territorio, cioè che se nella città metropolitana incontriamo i dirigenti scolastici, gli enti locali e lo Stato dice qui ci sono ancora 50, 100, 150 posti che non abbiamo già assegnato ma che servono per le politiche territoriali, per le innovazioni territoriali, per le emergenze territoriali, per i progetti che fanno stare insieme, probabilmente si davano degli strumenti per aiutare l'idea di rete, di costruzione, anche di sinergie tra le scuole con gli enti locali. Qui vedo invece che c'è il rischio, tra l'altro con un rinascente centralismo, per cui addirittura sembrerebbe che il centro va a controllare i singoli piani dell'offerta formativa, i singoli organici, non ci siamo, cioè il centro semmai deve capire strategicamente come si muove un ufficio scolastico regionale insieme alla regione, cioè privilegiamo il tempo scuola, privilegiamo le piccole scuole, privilegiamo il verticale, privilegiamo il campus e ti do le risorse dal centro su questo, non solo su parametri quantitativi. L'ultima battuta sugli insegnanti, che è il punto debole adesso del dialogo, io penso che bisognerebbe appunto capire di più le fatiche dell'insegnare, uscire un po' dagli stereotipi, capire cosa succede dentro le nostre classi, capire quali sono i tempi di lavoro, quali sono le risorse a disposizione, la formazione che non c'è. Credo che bisognerebbe fare, i barometri sociali ci credono ancora alla scuola, agli insegnanti, recentemente di Diamanti, di chi vi fidate, degli insegnanti e della scuola in qualche modo ancora la società italiana si fida, ha bisogno di una buona scuola, ha bisogno di buoni insegnanti. Abbiamo bisogno di riconoscere di più questa fatica dell'insegnare. Dall'altra parte, chi sta dall'altra parte della cattedra dovrebbe forse anche qui provare un po' a decentrarsi, provare un po' a capire qual è l'immagine che si aspetta da un insegnante, qual è la professionalità, rimettere in gioco la questione del tempo. Per esempio, io sono convinto che bisogna riuscire a superare la logica, la cattedra, poi non si sa cosa c'è. Oggi l'orario di un insegnante, sono state fatte molte ricerche, cioè un insegnante di un istituto professionale o di una scuola dove vuoi fare bene il tuo lavoro, non te la cavi più con le tue 18 ore di cattedra, poi non sai cosa fai dopo, è tutto volontariato, non è riconosciuto, eccetera. Tu devi inseguire i tuoi ragazzi sul web, devi dare risorse didattiche, li devi ascoltare in un tutoraggio, li devi apportare in uno STAS, li devi accogliere. Quindi è già cambiato il lavoro dell'insegnante. Bisogna che la forma giuridica che riconosca questo lavoro dell'insegnante, rimettendo in gioco stereotipi, orari, il fatto che deve essere un orario all inclusive,
io cito sempre come una provocazione, così divento sempre non popolare, che per esempio c'è un contratto di lavoro dell'Agidai che dice: il mese di ferie è uno, il secondo mese, luglio, non ti chiamo, però quelle ore lì, le 80 ore lì, le spalmi durante l'anno perché devi fare un sacco di cose, eccetera. Ed è una specie di contratto di solidarietà tra gli insegnanti e la società civile per tirar su l'immagine anche sociale e dire: abbiamo bisogno di una società che crede in noi, che ci segua. Spero che le occasioni di confronto, che ce ne vorrebbero quotidianamente, insomma, una vera riforma non è un disegno di legge, è una ballata popolare, cioè deve crescere nel dialogo con le persone, negli incontri, nelle riunioni, nell'immaginario, altrimenti quasi quasi è meglio provare a fare delle riforme a legislazione invariata, cioè almeno diamoci da fare nel nostro territorio con le sinergie possibili. Spero che non sia così, che comunque ci siano immagini per fare una legge che possa aiutare questo movimento. Non si risolve con una legge, è un processo culturale molto lungo che deve avere tutti i soggetti, diciamo, dentro e fuori della scuola, convinti del senso forte che può avere questa esperienza, come l'ha avuto per la nostra generazione, cioè noi siamo cresciuti grazie alla scuola della Repubblica. Io chiedo subito di salutare perché ho un'altra iniziativa genere sui diritti e sull'immigrazione a Navire. La metafora della ballata sulla riforma è veramente bellissima. Volevo fare complimenti a questa. E vi ringrazio ancora tutti e vi assicuro che la sintesi che faremo sulla scuola sarà fatta con attenzione e con il contributo di Davide e di Gabriele, che ne capiscono molto di più di me. Grazie ancora. Bene. Thank you.